Abitangungu, villaggio di circa 6.000 anime situato nel deserto a 200 km da Timbuktu, nel nord del Mali, è un giorno di festa. L'occasione di questi canti e balli è la visita al villaggio di Madame Baranga, inviata speciale in Mali e coordinatrice dell'azione umanitaria delle Nazioni Unite. Ai microfoni di Rai News 24, Madame Baranga spiega il senso della sua missione. Siamo venuti fin qui e abbiamo visto cose straordinarie. Mi ha colpito la difficoltà di attraversare il deserto per raggiungere questo luogo sperduto in cui l'ONU non era mai arrivato prima. Siamo venuti per salvare il lago Faghibin affinché queste persone possano restare a vivere sulla propria terra. Negli ultimi anni le popolazioni locali hanno deciso di restare qui nonostante i problemi di sicurezza legati al conflitto. Perciò vediamo in loro una vera motivazione di resilienza. In questo viaggio siamo stati accompagnati dalle Nazioni Unite, ma anche dai nostri partner allo sviluppo, come le delegazioni di Svezia, Norvegia, Olanda, Francia e Giappone. Sono felice di vedere tali personalità riunite per aiutare queste popolazioni. Dall'occupazione jihadista e dalla guerra francese del 2013, gli oltre 10.000 abitanti della regione del lago Faghibin soffrono la lontananza e l'abbandono da parte dello Stato maliano. Per raggiungere Bitangungu, la delegazione dell'ONU ha dovuto attraversare il deserto in elicottero, sorvolando il sistema di laghi artificiali che dà il nome alla regione. Atterrata in un paesaggio lunare nel bel mezzo del Sahara, la delegazione dell'ONU in arrivo da Timbuktu viene accolta dai soldati maliani e dai caschi blu della MINUSMA, la missione dell'ONU in Mali. Il dispositivo di sicurezza è imponente, visto il costante pericolo a cui è esposta la zona. Dal punto d'atterraggio, le personalità della delegazione salgono sui pick-up dell'esercito e partono verso Bitangungu. Il lento ritorno delle autorità nel nord del paese sta gradualmente riportando la pace a intere comunità che vivono in condizioni umanitarie critiche. Fino a pochi mesi fa, queste sabbie erano terra di conquista dei jihadisti di Al-Qaeda nel Maghreb islamico. Ora i loro appostamenti più vicini sono segnalati a soli 4 km dal villaggio, dove assassini, attacchi e razzie sono all'ordine del giorno. Dopo la distribuzione alla popolazione di beni di prima necessità e kit per l'energia solare, nello spazio antistante all'unica scuola del villaggio riprendono i canti. Nel frattempo, Madame Baranga e gli altri componenti del gruppo vengono fatti accomodare in una classe, dove a prendere la parola è il sindaco di Bitangungu. Siamo una popolazione sprofondata nella disperazione da più di 4 anni. Una popolazione a cui manca tutto, perfino i mezzi di sussistenza. Mancano i semi, gli attrezzi agricoli, l'acqua. Una popolazione rimasta sola, che si credeva addirittura abbandonata dallo Stato. Per questo rivolgiamo un appello ai partner allo sviluppo e a tutte le persone di buona volontà. Salvate il lago Faghibin e la sua comunità affinché questa superficie inondata si possa finalmente tradurre in produzione concreta. Perché noi uomini di Faghibin non siamo abituati a mendicare, abbiamo un orgoglio talmente grande da non permetterci di chiedere aiuto. Ma la situazione che viviamo oggi ci obbliga a chiedere soccorso per poter tornare ad essere gli uomini di Faghibin che eravamo. Dopo il sindaco sono gli abitanti del villaggio a chiedere di poter parlare. Il lago Faghibin è secco da 4 anni, racconta questo anziano. Noi viviamo qui e non ce ne andremo mai. Moriremo su questa terra come hanno fatto i nostri padri e i loro padri prima di loro. Negli ultimi anni però qui abbiamo vissuto tutti i problemi del mondo. Se siamo rimasti è stato solo grazie ai progetti e ai finanziamenti della comunità internazionale. Sotto gli occhi vigili dei soldati, degli elicotteri e dei droni dell'ONU, alle parole di Ali fanno eco quelle di Maimuna. Per noi donne è ancora più difficile. Non possiamo spostarci liberamente, non possiamo coltivare le nostre terre per paura di essere attaccate o rapite. E se poi sei incinta, devi partorire a casa,
perché non c'è nemmeno un centro di primo soccorso nel villaggio, né scuole per i nostri figli, che così finiscono per essere arruolati dai gruppi armati per combattere la loro stupida guerra. Non riusciamo più a vivere in queste condizioni. Arrivato il tempo dei saluti, la delegazione delle Nazioni Unite riparte alla volta di Timbuktu e Bamako. Alla gente di Bitangungu, oltre ai doni, resta la speranza di un futuro migliore e l'augurio di non sentirsi mai più dimenticata dal mondo.